Ciao William, mi chiamo Gina. So che non mi conosci. Già da un po' di tempo volevo confrontare la mia esperienza di ragazza adottata con altre persone. Ho trovato una lista di bambini che si trovavano con me nello stesso aereo quando sono venuta in Italia. Tra questi c'era il tuo nome. E sebbene non ne fossi sicura, ho deciso di scriverti. So che per te sono una sconosciuta, ma penso che abbiamo qualcosa in comune. Sto cercando di ripercorrere le mie origini, perché essendo stata adottata 2 anni e mezzo, ho un bel vuoto da colmare. Se ti va questo scambio di esperienze, rispondimi. E forse potremo anche vederci. Un saluto, Gina. Ehi, Gina. Ehi, cosa ci fai qua? Quello che fai tu. Ammazzo il tempo. È il tempo che ammazza me. No, dai, ok. Veramente. Cosa ci fai qua? Ti ricordi di William, quel ragazzo adottato a cui avevo scritto tempo fa per chiedergli dell'esperienza, la sua esperienza? Sì, eh? Niente, non ha neanche visualizzato. Magari non l'ha visto. O magari non vuole rispondermi. A proposito, sono in un gruppo WhatsApp, no? E c'è un tizio che si chiama William. Allora mi sono incuriosita e sono andata a vedere la sua foto profilo. Ed è uguale. Davvero? Guarda. Ma è lui? Come si chiama il gruppo? Noi chiamiamo i film horror. Se questo può renderti felice, posso darti il suo numero. Te lo mando dopo appena arrivi in classe. Sì, grazie, grazie, Erika, grazie. Di nulla. Grazie. Cara Giada, come stai? Sono felice di aver ricevuto la tua ultima lettera e sapere che anche tu sei felice. Io purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta da William, sebbene sia passato più di un mese. L'ho chiamato diverse volte, ma non mi ha mai risposto. È evidente che mi stai evitando. Avevo deciso di mettermi in gioco, di confrontare la mia esperienza di vita con quella di un'altra persona, di scoprire qualcosa di più sul mio passato. Ma lui facendo così sta mandando tutto all'aria. Non so più cosa pensare. Spesso mi sento stanca, debole, senza energie per andare avanti. Ma resto fiduciosa in una sua risposta. E so che con le tue preghiere dalla clausura mi sarai vicina. Ti voglio bene. Mi manchi tanto, Gina.
mesi. Gli ho scritto 3 mesi fa e non mi ha ancora risposto. Gina, te l'ho detto, secondo me stai solo perdendo tempo. No, per me è una cosa importante, non sto perdendo tempo. Lo so che per te è importante, ma evidentemente per lui no. Come può non essere importante per lui? Una risposta. Una risposta gli ho chiesto. Non mi pare di avergli chiesto la luna, il cielo, che cavolo so io. Gli ho chiesto solo una risposta, un contatto. Sì, ok, ma... Per avere un legame, per avere qualcosa, per me, poteva farlo. Non l'hai neanche mai visto, sai a malapena come è fatto fisicamente. Tutto questo non ha senso. Stai solo perdendo tempo e ti fai solo male. È proprio perché non lo conosco che voglio questo scambio. Tu non capisci, vero? Tu non capisci che io ho problemi in famiglia. Zana se n'è andata per sempre. E adesso anche lui. Ma io ti capisco invece. Sei curiosa di sapere com'è stata la sua vita da ragazzo adottato. Se è stato discriminato oppure no. Pensi che questa esperienza possa aiutarti a colmare i vuoti della tua vita? Sei curiosa, anch'io lo sarei. Ma evidentemente per lui non è importante. Il punto è... Il punto è che non puoi continuare a vivere nel passato. Ci puoi convivere, ma non deve intralciare il tuo presente e tantomeno il tuo futuro. Sarò estremamente ipocrita, ma a volte devi fare il passo più lungo della gamba per cambiare la tua vita. Certo, i benefici non arriveranno subito, ma col tempo. William non mi ha mai risposto. Ha letto il mio messaggio e ha scelto di ignorarmi. Delusione, sconforto, rassegnazione, essere ignorata in questo modo senza motivo. Ci ho sofferto tantissimo. Non pensarci mi era impossibile. Oramai ho capito. Quei 2 anni e mezzo resteranno per sempre un mistero. Un vuoto che non potrò mai colmare e con il quale dovrò convivere per tutta la vita.
Forse Erika ha ragione. Forse devo avere più speranza nel futuro. Devo guardare avanti, essere forte e non mollare mai. D'altronde, il passato appartiene al passato. E non è giusto che interferisca col presente e col futuro. Il mio nome è Gina. Sono nata nel 1994 nella città di Darjeeling, in India. All'età di 2 anni e mezzo sono stata adottata e sono venuta in Italia insieme ad altri bambini. Per tutta la vita mi sono sentita diversa, in debito con le persone vicine a me. Come se non fossi parte di questo mondo. Mi sentivo diversa per i miei tratti etnici e i miei compagni di scuola non erano sicuramente d'aiuto. Quando la mia migliore amica è entrata in un convento, mi sono sentita abbandonata ed è tornato il desiderio di avere un confronto sull'adozione. Ma non è andato a buon fine. Era un'altalena di emozioni. Passavo dalla sicurezza assoluta, dalla speranza, al dubbio più totale e alla paura della delusione. Tuttavia, ogni negatività, ogni delusione mi ha rafforzata e mi ha resa la donna che sono oggi.